Come incentivo il consulente lobbista a raggiungere l'obiettivo? Basta promuoverlo al rango di partner e pagarlo solo se raggiunge il risultato. Ma i lobbisti non possono accettare di essere pagati a success fee. Sono Mariella Palazzolo di Telos Analisi e Strategie, sono una lobbista e oggi vi spiego perché non si può fare. Il lavoro del lobbista consiste nell'aiutare le imprese private a rappresentare i loro legittimi interessi alle istituzioni pubbliche. In nessun caso una società di lobbying seria può stipulare un accordo contrattuale con un'impresa privata con il quale si impegna ad ottenere una modifica normativa. Perché quel risultato può essere raggiunto solo attraverso una decisione di organi democraticamente eletti o di funzionari governativi che agiscono in conformità e nel perseguimento di un interesse pubblico. Ricevere anche parte del nostro onorario sotto forma di una success fee legata a una decisione di questo tipo potrebbe configurare un traffico illecito di influenze, un reato per la legge italiana. Non parliamo poi quando l'obiettivo è legato anche in modo indiretto ad una gara d'appalto gestita da un'autorità pubblica seguendo le regole del codice degli appalti. In nessun caso possiamo stipulare un accordo in cui ci impegniamo a contribuire al successo dell'impresa. Di reato in reato. Noi di Telos Analisi e Strategie veniamo pagati con i nostri onorari professionali. Ascoltiamo quello che il cliente ci chiede e quotiamo il nostro lavoro. Niente bonus o extra a risultato. È solo così. Lobby non olet, la lobby non puzza.